Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Grazie Mara, veramente a 11:50 avete fermato il tempo. Dai ragazzi. Allora, io vado avanti, volevo analizzare con voi tre verbi che sono tre azioni. Ah, è partito. Allora, via! Dunque ragazzi, mentre Mara parlava mi veniva in mente tantissime cose. Potrei dire tutto e potrei dire niente. Potrei abbandonarvi qui e lasciarvi per strada, potremmo pregare fino a domani mattina, ma invece dirò qualcosa. Amen. Mentre Mara parlava, io pensavo, mi colpiva sempre il momento in cui lei diceva: è vero, la Chiesa di Cristo a volte ha perso tempo. Parlo della Chiesa di Cristo generale, parlando, dicendo che l'arte è da Satana. Mentre la Chiesa di Cristo faceva questo, una donna ha scritto tanti libri che invece hanno mandato dei messaggi ai bambini terrificanti. Questi libri erano le storie di Harry Potter. Ecco, noi dobbiamo riguadagnare tempo. Noi possiamo riguadagnare tempo con Dio, proclamando, dichiarando che nascano nuove opere d'arte, che siano così potenti nella sua gloria che portino sterminio in tutto quello che il diavolo ha composto. E da Harry Potter diventerà Harry Potter. Ehi, non c'è nessuno. Il maghetto che verrà a piangere davanti al trono di Dio. Ma io, Harry Potter, ora stai zitto, stai zitto perché ora Harry Potter. Va bene, se vuoi diventare qualcuno, dai la tua vita a Gesù, se no, arrangiati. Cioè, la magia da nessuna parte. Mi dispiace tantissimo per queste cose, ma noi dobbiamo... La Chiesa deve recuperare tempo, amen! Noi possiamo recuperare quel tempo e anzi, Dio lo benedirà il triplo, il quadruplo, ci saranno delle opere così potenti che veramente noi siamo chiamati a sterminare l'opera del diavolo. Io voglio sentire e chiedo a Dio di mandarmi le registrazioni, i pianti di Satana. Voglio sentire come soffre, me li voglio mettere la notte per addormentarmi, fammi sentire il pianto B, ma che sta male. Per questo ho fatto il film dell'horror, gli ho rovinato tutto, dice io ho ispirato Dario Argento, ho ispirato tutti quelli, e io gli ho fatto il film horror cristiano, il primo di tanti, perché ne faremo altri dove stermineremo l'arte fatta per sterminare l'opera del diavolo. Amen. E tu di con faccia Satana, con tanto orgoglio e arrabbiato, ce l'ha su con tutti, ma dopo l'horror si è arrabbiato tantissimo. Volevo portare una testimonianza bellissima, non so se lo sapete, sapete che hanno proiettato il Vinci Sangue, film horror, appunto a Napoli, e c'è stata una donna che è stata invitata da una sua amica credente, l'ha portata in chiesa e nessuno sapeva questa donna che passato, che trascorsi avesse. Lei ha visto il film, finito il film, è venuto, hanno scoperto che questa donna aveva un esame ulteriore per diventare una cartomante di quelle elevate, cioè che chiedono anche tanto perché ti dicono tanto sul, sai, una di quelle considerevole, aveva proprio un ultimo esame per, ha visto il Vinci Sangue e ha detto io mollo tutto. Se quella roba lì è quello che c'è dietro a ciò che io sto facendo, io lascio tutto. Amen. Questo per dire, guardate un film di questo genere, di cosa può creare. E se ne sono già convertiti 7 dal Vinci, e chissà quanti non lo sappiamo. Pensate che c'è un ragazzo amico di un ragazzo credente, questo ragazzo non credente ascolta e metal a tutto andare, cioè parliamo di Sepoltura, tutti i gruppi di gente felice. Si svegliano la mattina con la gioia nel cuore, no? Metallica, c'è tutti i nomi
E questo ragazzo si è visto il film che gli ha consigliato questo ragazzo credente. Pensate, lui gli ha detto: oh, bravi ragazzi, soprattutto che denuncia contro il satanismo. Quindi vedete che bello, anche solo questo ragazzo ha capito che il satanismo fa schifo. Si può fare questo sponsor, no? Questo spot. Il satanismo fa schifo. Lo faccio fare io a una persona che conosco, così finalmente farà qualcosa di grandemente costruttivo. Alleluia. Comunque, cambiamo discorso e andiamo avanti. Allora ragazzi, tre verbi, io vorrei analizzare tre verbi che riguardano l'arte, che Dio mi ha messo nel cuore. Allora, uno lo vorrei prendere in Luca 13 e vorrei che prendessimo insieme Luca 13. Prenderemo proprio tre parti della Bibbia dove vedremo quello che anche Mara grandemente diceva di questo Dio costruttore e fortissimamente creativo. Allora, Luca 13 dal versetto 18, 19 e 20, leggeremo questi tre versetti insieme. Sono parabole, sono due parabole, e qui veramente c'è la genialità di Cristo in una maniera: due colpi di spada e ha fatto la Z di Zorro, no? Meglio di Zorro ha fatto, lui ne dà due per fare una Z, Zorro ne dava tre, erano tre, lui, eppure c'è una Z, dice solo Gesù può fare questo. Persino Zorro si è inchinato a lui e ha detto: tu fai la Z con due colpi di spada. Incredibile, io ce l'ho messi sempre tre per tutta la mia vita. E lui ne dà due, sono incredibili perché sono due botte di genialità. Guardate queste parabole, cosa succede? Leggiamole insieme. Luca 13 dal 18. Parabole del granello di senape e del lievito. Diceva ancora: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo paragonerò? È simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto. Ed è cresciuto ed è divenuto un albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati i suoi rami. Subito dopo dice, di nuovo disse: a che cosa paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e ha nascosto in tre misure di farina finché tutta fu lievitata. Che meraviglia, ti descrive cose straordinarie. Come ti descrive il regno di Dio in due colpi. Stupendi, meravigliosi. Guardate come noi attraverso queste due parabole possiamo vedere una struttura. La struttura dell'arte è possente, e quando l'arte è sottomessa a Dio è così strutturata che aiuta il popolo ad essere strutturato. Quindi l'arte sana contribuisce a strutturare. L'arte sana ti struttura, non porta caos. Amen. E guardate che meraviglia, come dice, a che cosa è simile. L'arte è un luogo nel quale Dio ti porta per comprendere meglio il suo cuore, i suoi concetti. Amen. I concetti del suo regno. Perché lui dice: a che cosa è simile? Vieni con me un attimo che te lo spiego in quel luogo di creatività. E dice: è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto ed è divenuto un albero, e gli uccelli del cielo. Qui ti descrive la possenza del regno di Dio. C'è tutta la possenza, il riparo che noi possiamo trovare nel regno di Dio, l'ombra fresca che il regno di Dio ti procura. È qualcosa di straordinario, vi rendete conto? Sono pochissime parole, ma la creatività esplode dentro queste parole, esplode in immagini così potenti. Gesù ci fa capire che noi dobbiamo essere coltivati da Dio. Coltivati, amen. C'è questa immagine dell'orto, che bella, ci fa capire che basta poca fede. Con quel granello di senape tu puoi fare qualcosa di immenso, e noi a volte ancora non lo crediamo. Ci dà le dimensioni della fede, le dimensioni del coraggio della fede, un granello di senape. Quello che deve tanto sbraitare sempre il diavolo, tutti sti versi, tutta sto sfinimento, fa fuori tanta di quell'energia, che se avesse fatto, adesso non può più, mi dispiace, se avesse fatto una dieta di questa tipologia, un corso sulla creatività, magari ce l'avrebbe fatta per il rotto della cuffia. No, ormai non ce l'ha fatta, mi dispiace per te, mi dispiace tantissimo, sei diventato legna per il paradiso. Grazie.
ginocchio nasceva dal legno, invece lui da legnoso nel cervello diventerà legna pura per il fuoco del paradiso. Grazie, grazie anche alla tua funzione. E di nuovo disse: a che cosa paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 misure di farina finché fu tutta lievitata. Noi abbiamo bisogno di essere impastati, noi abbiamo bisogno di quel lievito per crescere. Quel lievito è l'essenza del regno di Dio. Noi abbiamo bisogno, noi siamo quella farina che ha bisogno di crescere, di amplificarsi. Che immagini straordinarie! C'è dentro tutta l'essenza della potenza di Dio, della gloria di Dio. Amen. Viva la creatività! Se l'arte può strutturare, l'arte struttura il popolo. Alleluia! Un'arte così costruttiva che ti pone delle immagini formidabili davanti, con le quali tu ti puoi specchiare, confrontare. Amen. Questa è l'arte. Io ho bisogno dell'arte per confrontarmi. Adesso c'è di tutto, ovviamente, nell'arte. Mi ricordo quando eravamo alla Biennale di Venezia, che io adoro anche gli artisti strani, a volte scopri delle cose. Però c'era questo qui che aveva messo 3 rocce colorate. Una viola, una blu, una gialla. Non so, secondo me sono caduti i barattoli di vernice, non sapeva dove mettere queste pietre, le ha portate a Venezia, le ha lasciate là già che c'era. Ci sono cose a volte che non, però l'arte è importante, abbiamo bisogno. Sapete, in questi giorni io ho avuto il piacere e l'onore, sapete che ci sarà il Festival del Cinema adesso tra il 2 e il 6 giugno, e ho visto questi film. Ci sono veramente, io ve li straconsiglio, ci sono dei film bellissimi, soprattutto i 4 lungometraggi. Ragazzi, io ho ricevuto da Dio, cioè, infatti mi è da tremare, ho ricevuto delle rivelazioni da questi film. Ci sono delle, non dico niente, non voglio anticiparle, così le vedrete, però io, se avete tempo una sera, prendete la macchina, venite a Milano, ci sono delle cose dentro questi film di una bellezza. Ma come Dio ha parlato al mio cuore, ci sono delle frasi, delle immagini che ti aiutano così tanto a comprendere la potenza della nostra fede, la potenza dell'identità che noi abbiamo in Cristo. Noi abbiamo bisogno di svelare completamente l'identità di Cristo in noi. L'arte deve aiutarci a fare questo. Noi dobbiamo specchiarci nell'arte, nell'opera artistica, per svelare la piena identità di Cristo in noi. Quando noi, per questo il diavolo ha paura. Ragazzi, ma lo diciamo sempre più o meno, cosa fanno le grandi dittature? A chi tolgono il potere per primi? Agli artisti. In Iran, quando c'era il famoso come si Ahmadinejad, lo dico perché non l'ho mai stimato, anche se si regista, tanto non c'è più, non può fare niente, perché non è, pare che comandi da dietro, però tanto in Iran io non ho bisogno di andare, non devo andare, quindi posso parlare dell'Iran, perché Ahmadinejad, come si chiamava, quando si è arrabbiato con questo regista, poverino, che aveva solo detto la sua di una cosa tranquilla in uno dei suoi film, il regista si chiama Jafar Panahi, gli ha detto: la tua pena sarà, tu per 20 anni non giri più un film. Non l'ha né rinchiuso né niente. Lui è morto dentro, questo regista. Sta girando film con il cellulare. Ne ha mandato uno a Berlino, ha vinto il Festival di Berlino, hanno fatto bene a dargli il premio. Che coraggio! Noi dobbiamo fare questo per Cristo. Amen, ragazzi. Amen. Questo è quello che Cristo ci chiama a fare. Avere il pieno coraggio e perseguitare l'opera del nemico. Io voglio essere un perseguitore di Satana. E lui deve dire: basta! Ho trovato pure io il mio Paolo, come lui perseguita. Lo voglio perseguitare, mamma mia! Che deve essere disto, noi lo dobbiamo perseguitare, che deve dire: i figli di Dio vanno nel vasile, vanno nel vasile, devo andare dallo passacolo all'inferno, mentre tutto brucia, loro sono là, lui seduto sui lapilli di lava, per favore aiutami, passacolo, ma tu ci hai insegnato a dire le bugie, io ti darò delle bugie, perché mannaggia, perché ci hai insegnato a dire le bugie? Allora lì si crea tutto un circo, lui non si riconoscerà più, non capirà più niente, tutto un caos. Noi dobbiamo incasinare l'inferno, il regno delle tenebre. Amen. Perché i figli di Dio sono imprevedibili. Questo dobbiamo essere noi. Alleluia.
Poi voglio prendere un'altra cosa molto bella, che è sempre in Luca, ragazzi, ed è un altro verbo, rappresenta un altro verbo. Guardate in Luca 19 cosa accade, al versetto 41, dal 41 al 44. Sono sempre come delle pillole, ma così belle, ma così forti. Questo qui abbiamo, siamo di fronte a un'arte visiva, a un'arte visuale. Siamo di, qui Gesù scatta una fotografia. Io rimango sempre incantato, la uso anche per degli esercizi nei corsi di teatro, la uso per questa fotografia straordinaria. Qui secondo me viene un po' inventata la fotografia. Lui guarda e dice: il lamento di Gesù, quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. È così visivamente potente questa cosa, è come se lui scattasse una fotografia di quello che sta per avvenire in Gerusalemme. È potente, questa immagine ti squarcia dentro. L'arte serve per prevedere, l'arte ti invita e ti aiuta a guardare avanti. A me viene voglia di pregare per Gerusalemme leggendo una cosa del genere. L'arte ti invita ad andare avanti, a guardare avanti. È stupefacente la fotografia che Gesù ne fa, e mi piace questa cosa, che lui ha così veramente guardato quell'immagine che sta avendo davanti, che lui piange. È eccezionale. L'arte ti porta avanti. L'arte per Cristo ti può far vedere cos'è l'avanti. Sapete, siamo negli ultimi tempi. Dobbiamo far vedere alle persone cosa potrebbe accadere domani. Dobbiamo essere dei precursori. Dobbiamo aiutare a comprendere. Non vedete quanto parlano degli UFO e degli alieni? Perché così un domani diranno: stanno arrivando gli UFO, stanno rapendo tutti, sicuramente è ti. Sei incavolato, non ci hanno fatto fare la chiamata. Guarda, arrabbiato, sta venendo a rapire tutti. Ha messo su un'anonima sequestri. Con il dito caldo ti ipnotizza. E ti, sicuramente. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Succederanno delle cose, il diavolo vuole traviare il popolo, il diavolo vuole dare false idee, sta usando tanti generi particolari. Noi dobbiamo riprenderci i generi, portarli a Dio, parlare di Dio, parlare di ciò che realmente accadrà, quelli che realmente sono i pericoli dell'umanità. Dobbiamo mostrare alla gente in cosa potrebbe cadere, in cosa potrebbe incorrere. Noi dobbiamo prevenire, usare l'arte per prevenzione, amen. Una prevenzione spirituale, perché ancora di più cuori possano essere salvati, perché veramente Dio vuole strappare dalle mani del diavolo. Il diavolo vuole soltanto pervertire l'uomo e vederne, goderne per la caduta. Ma siamo qua noi, amen, siamo l'arma di Dio. Alleluia. Per questo noi dobbiamo pregare per l'arte profonda che fa vedere l'avanti, che mostra e che fa, che prevede. Guardate Gesù come ci fa vedere questa caratteristica del prevedere, del capire cosa capiterà, dell'entrare nelle viscere di un evento. Dobbiamo essere vigili come credenti. Un pezzo così ci fa sentire: siate vigili credenti, siate vigili. Quante volte lo dice in Marco: vegliate, vegliate, vegliate. L'arte ci serve per vegliare sul popolo, per tenere il popolo sveglio e vigile, il popolo della terra. Per questo dobbiamo produrre opere d'arte possenti che tengano il popolo vigile. Guardate anche la tecnologia, e non voglio demonizzare la tecnologia, perché se usata bene è geniale, ma ormai tutti con questi cellulari, tra poco lo impianteranno, i cellulari negli occhi. Sto andando a comprare un cellulare nuovo, ti mettono sul lettino del chirurgo, ti aprono qua, te lo mettono negli occhi,
Chi è? Pronto? Cioè, andrai anche a dormire col cellulare. Schiaccerai l'orecchio e partono i video. Aspetta che vado su YouTube un attimo. Questo è l'utilizzo che il diavolo vuole farne. Questo è l'utilizzo, non capiamo. C'è gente ormai che la vedi sempre così. Sì, dimmi tutto. Si fondono. Pensate che c'è questo regista che ha fatto dei film scomodi, non ve li consiglio, cioè, però l'avevo visto, David Cronenberg, che profetizzava questo, i suoi film profetizzavano questo. Ci sarà un momento dove l'uomo rischierà di fondersi con le macchine. Che c'è qua? Ha visto che c'aveva ragione David? Bravo Cronenberg, aveva ragione. Ci stiamo fondendo con le macchine. C'è gente che entra nel computer. Non lo vedi? Ma dove andate? E lo vedi là che corre anche lui. Cioè, ma dici come ho fatto a entrare? Cioè, ragazzi, incredibile. Lui aveva fatto, pensato, un film dove ti infilavi il videogioco nella schiena e cominciavi a giocarci e andavi dentro questa realtà. E questo è, ragazzi. A questo siamo arrivati. Noi dobbiamo dare un risveglio. Siamo chiamati a risvegliare. Deve suonare una sveglia, ma talmente forte da far tremare le persone. Amen. E poi voglio portarvi nell'ultimo pezzo e poi preghiamo insieme, in Daniele. Daniele al capitolo 7. L'ultimo verbo, quindi due verbi che abbiamo visto, l'arte struttura, l'arte ti porta a guardare in avanti. Amen. L'arte ti porta a prevedere, perché tu studiando un'arte sana puoi entrare nelle viscere di un evento, nelle viscere di una situazione e comprendere come tu potrai agire. Amen. Guardate cosa succede in Daniele 7, e lo prendiamo dal versetto 1, ma ne prendiamo solo vari pezzettini, perché guardate cosa succede. La visione dei quattro animali. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Ecco arte che viene prodotta. Ne fece un racconto che noi oggi ancora possiamo andare a leggere. E guardate come va avanti. Daniele disse: io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande e quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone, aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Qui, ragazzi, c'è tutto. Il cinema, la scenografia, il teatro. Qui se lo leggi quello che ha inventato il 3D, spacca tutti gli occhialini. Perché guarda qui cosa hanno fatto. La mia è un'invenzione vecchia. Io sono contro il 3D, sono come Nolan. Siamo contro il 3D. Sapete che Nolan, regista dei tre Batman, non ha mai messo il 3D. Grande. Però quanta potenza c'è. Daniele si trova dentro questa visione. C'è il vento, c'è questo, le bestie, c'è di tutto di più. Andiamo avanti. Poi vidi una seconda bestia simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: alzati, mangia molta carne. E qui ci fermiamo con le visioni, perché c'è di tutto di più. C'è di tutto di più. Che potenza. E guardate adesso dove voglio farvi arrivare. Allora, ad un certo punto, vorrei che saltassimo al 13. Ok? E al 13 dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile ad un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Dio stava parlando di regni anche qua. Eccezionale. Ragazzi, ma ragioniamo normalmente. Ma secondo voi Dio non poteva farlo come un telegiornale, Daniele? Buonasera, attenzione, ci saranno dei regni che avranno delle ripercussioni terribili. Perché stare a fare l'orso? Le tre costole? Che magari Daniele aveva anche fame e molta voglia di grigliare. Perché? Perché fare questo a Daniele? Cioè, io mi domando, ma... cioè,
Io dico, poteva fargliela come un telegiornale, secco, tranquillo. Attenzione, Daniele, si innalzerà questo regno, ci sarà quell'altro. Poi gli dà delle coordinate, C8, colpito e fondato. Attenzione, li cadranno, andranno giù. Arrivederci, Daniele, ti saluto, ciao. Io avrei voluto dire così, o magari anche un po' ridendo. Ciao, Daniele, ci saranno dei regni che succederanno delle cose. Attenzione, questo è un regno, questo è un altro, questo è un altro. Arrivederci, ciao Daniele, grazie. Buona giornata, eh? Mi raccomando, di grigliata, eh? E lui sarebbe stato contento lo stesso, Daniele. Ma no, lo porta dentro la visione. Vento, questo qua, io me lo immagino, Daniele. Ma se finisce la vita oggi, ho vissuto bene, perché vedeva vento, robe, scogliere, l'orso che si fa. Io non c'entro niente, non ho fatto niente. Anzi, prego con le finestre aperte che se mi vedono... Se ci sono i leoni, la bocca aperta, cioè... Amen. Perché Dio voleva inculcare la profondità del suo regno, la profondità dell'evento. Gli ha fatto vedere cosa c'era dietro, il segreto senso delle cose. Tu con l'arte puoi interpretare il segreto senso delle cose. Alleluia, voleva che lui fosse partecipe in primissima persona. E Daniele era un uomo di Dio potente. È un uomo di Dio che ha fatto delle cose. Io quando leggo Daniele mi esalto, mi viene voglia di mettermi il costume di Superman e correre fuori, perché dici viva Daniele, amen. Un uomo di Dio grandioso, ha fatto delle robe straordinarie, quello, l'altro, ha sempre avuto così coraggio di rimanere fermo in Dio. In questi giorni uno dei film che ho visto, non posso raccontarvi troppo perché no Liliana mi taglia un piede, no scherzo. In uno di questi film, per esempio, si parla di persecuzione. Ragazzi, io ho cominciato a sudare, ho cominciato a vedere gocce sul computer, pensavo piovesse in casa, invece ho capito che ero io che mi stavo scegliendo. E quando ci perseguiteranno, siamo proprio distantissimi, perché oggi, se dici così, non va bene, se sei contro quello, razzista, come razzista? La Bibbia dice così, non nomino nulla, per... chi ha orecchie per intendere intenda. Però tante cose stanno accadendo fuori. Siamo un passettino in una persecuzione. No, tu non puoi dire così, eh? Ehi là! Le vedete? Le facce dei nostri governanti, tutti goduti, che chissà cosa stanno... Passano leggi a volte che non dovrebbero passare. Purtroppo. Non siamo così distanti dalla persecuzione. E a me l'arte in quel momento... Non vi dico è stato Dio direttamente, ma sì... Perché in quel film, c'è questo film dove a un certo punto narra che Cesare venne eletto a Dio. Cesare era considerato un Dio. Adori Cesare? No. Ah sì, gattabuia, botte, sangue, arena. Tu cosa avresti fatto? Capite come l'arte ti aiuta ad essere a confronto? È potente, ragazzi. Io sono spaventato. Mi sono fatto delle domande, io come reagirei? Ragazzi, non parlavo più, non sapevo più come valutarlo sto film, avrei dato 10, perché mi dici grazie Signore, perché mi hai risvegliato, perché noi cosa faremo quando questo succederà, quando cominceranno a dirti, questo non lo puoi dire, ci sono già dei punti dove stanno dicendo, ehi su questo argomento non si parla pubblicamente, ehi su questo, no, la fede per... No, non puoi dire. Sta cominciando un movimento di questa tipologia. E noi cosa faremo in quel momento? Capita? Voglio leggere l'ultimo pezzo di Daniele e poi preghiamo insieme. Al 28, quindi alla fine del capitolo, dice, qui finisce il racconto. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri. E il mio volto cambiò colore. Bellissimo. Dio nell'arte lo ha trasfigurato, lo ha trasformato. Daniele cambiò colore. Daniele prese coscienza. L'arte aiuta davvero a far prendere coscienza. Bellissimo questa cosa. Lui è finita quella cosa. Cambiò colore. Fui molto spaventato. E sicuramente era uno spavento produttivo. Non era, oddio, metto la testa sotto la lenzuola,
non esco più di qua. Era spaventato perché sapeva che ci sarebbero stati molti tumulti nel mondo. Ma questo lo aveva aiutato a prendere ancora più coscienza. E poi dice una cosa molto bella: ma conservai tutto questo nel mio cuore. L'arte aiuta a conservare. Amen. Quindi tre verbi l'arte ci aiuta a radicare: sono strutturare, conservare e il guardare avanti. L'arte è necessaria e noi credenti dobbiamo prendere coscienza di questo, promuoverla e pregare. L'arte decreta, ragazzi, l'arte decreta. Perché credete che mettono tanti tipi di cantanti, entrano, ci sono cantanti che danno dei messaggi specifici? Kurt Cobain dei Nirvana ha continuato a cantare, a soffiare parole della generazione X. Oggi siamo già arrivati alla Z, a furia di decretare in un certo modo. Noi abbiamo bisogno di gente che decreti sulla nazione, che benedica la nostra nazione attraverso la sua arte, che canti delle glorie che questa nazione può avere in Cristo. Non dobbiamo sottovalutare l'arte, perché nel momento in cui noi non guarderemo, qualcun altro sta facendo qualcosa. Certo, Dio solleverà un popolo specifico, ma dobbiamo pregare fortemente, perché l'arte è un mezzo di cui Dio si usa profondamente. Dio l'ha inventato e Dio sa come usarlo. Amen. Io vorrei che pregassimo insieme, voglio invitare anche Mara, volevamo fare un appello. Io credo un'altra cosa, che l'arte... Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.